Il lunedì dopo Pasqua, come da tradizione, la comunità francescana e cattolica locale, insieme a moltissimi pellegrini, si è riunita per celebrare la manifestazione del Signore risorto ad Emmaus al Kubeibe, nel luogo in cui si fa memoria di questo incontro tra Gesù e Simone e Cleofa. Con questa celebrazione, ha affermato il custode di Terra Santa, non solo Gesù ci ricorda che cammina insieme a noi anche quando non ce ne rendiamo conto, ma che molti sono i messaggi che questo luogo santo lascia a chi lo visita. Gesù ci offre una lettura pasquale di tutto ciò che accade, anche delle esperienze difficili, negative, anche delle esperienze di sofferenza e di morte. Ecco, Gesù ci dice: se non leggi alla luce della Pasqua quello che è successo a me e non leggi alla luce della Pasqua quello che succede a te, resterai prigioniero dentro un dolore che ti sconfigge e dentro una morte dalla quale non riesci a risorgere. Un'occasione questa che permette al piccolo santuario, difficilmente raggiungibile durante l'anno a causa del muro di separazione, di riempirsi di centinaia di fedeli. Benvenuti tutti i pellegrini che vengono qui a partecipare con la nostra Pasquetta. C'è una follia di gente che viene, nonostante il tempo è brutto, non aiuta, però la fede della gente e soprattutto i problemi che vengono qui. Meno pellegrini sempre, e mi dispiace per la comunità dei frati che stanno qui. Mm-hmm. È molto difficile e prego sempre per loro di avere fiducia in Dio, di perseverare, di stare qui e custodire questa santa terra. Adesso è una liberazione perché si può raggiungere Kubeibe. Adesso si può venire e si raggiunge la Emmaus vera, quella evangelica. Toccare da vicino e vivere il quinto Vangelo. Dopo essersi seduto a tavola con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. In quel momento i loro occhi si aprirono e lo riconobbero. Il medesimo gesto è stato ripetuto al termine della celebrazione, quando il custode di Terra Santa ha distribuito il pane come memoria proprio del momento in cui i due discepoli riconobbero il risorto. Ogni volta che noi spezziamo il pane, in qualche modo Gesù è presente in mezzo a noi. E anche quando noi spezziamo il pane con i più poveri e con i più bisognosi, ancora una volta Gesù si rende presente. Una volta riconosciuto Gesù, bisogna andare di corsa ad annunciarlo agli altri. Non aver paura, anche se è già arrivata la notte, ma mettersi di nuovo in cammino e dire: l'ho incontrato. Alleluia.